2019 ancora allo stand di Celli Group. Siamo in compagnia di Daniele Agosto, il responsabile marketing dell'azienda. Buongiorno Daniele e bentornato. Buongiorno Fabio. E allora spiegaci in pochi minuti, in pochissimi minuti, questo sistema Acqua Alma, che è rappresentato da un distributore che è alle nostre spalle, che ha delle funzioni comode per tutti, per gli adulti, per i bambini, per le persone invalide, e che può fare tantissime belle cose. 300 secondi per te. Grazie. Guarda, questa è un'esperienza di consumo nuova che parte dal nostro telefonino, dal nostro smartphone, con un'app che si chiama Acqua Alma App Refill. Come puoi vedere, l'app mi dice qual è il mio livello di idratazione giornaliera. E questo ovviamente serve ad aumentare il mio livello di benessere quotidiano. Oggi io non ho bevuto nulla, infatti l'app mi sta dicendo che sono allo 0%. Vuol dire che devo andare a reidratarmi. Come lo posso fare? Lo posso fare con la mia borraccia personale. La mia borraccia personale, che è già stata associata al mio profilo, grazie a questo NFC. La borraccia viene riconosciuta dalla macchina e quindi io posso andare a identificarmi, ecco qui, mi dirà ciao Daniele e permetterà quindi la selezione delle bevande. La selezione può essere o acque normali, diciamo così, oppure delle bevande speciali. Facciamo l'esempio sulle bevande speciali, abbiamo diversi aromi che possiamo scegliere, in questo caso ci sono degli aromi naturali, quindi molto particolari dal punto di vista di gusto, di fragranza, rosa piuttosto che lavanda. Io voglio prendere mezzo litro di rosa. La macchina mi chiede di posizionare la borraccia all'interno del vano di erogazione. Do la conferma. Uso la promo e quindi la macchina fa la sua erogazione. Ecco, io mi sono immolato per la causa, per cercare di mostrare quello che il display nel frattempo riusciva a far osservare. Ed ecco, preleva la borraccia, preleviamo la borraccia e quindi abbiamo la nostra bevanda pronta per il consumo. Daniele, questo tipo di sistema è applicabile a quale principio di business? Palestre? Palestre sicuramente, ma condomini? Condomini anche, potrebbero essere anche centri commerciali, ma anche locazioni classiche, quindi uffici, istituzioni, scuole, università, quindi quelle che normalmente vengono coperte dal mondo vending e non. Molto bene, e allora in attesa di vederle in giro in Italia, ma io direi nel mondo, perché questa è davvero una idea esplosiva, assolutamente innovativa. E diciamo nel frattempo qual è l'indirizzo per entrare in contatto con voi, per potervi scrivere senza alcun impegno. Celligroup.com, grazie. Che è il sito, sul sito troverete tutto. Grazie Daniele. Grazie.